This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di lei, la WL Toys 144001, l'auto RC più venduta in assoluto, l'auto 4 ruote motrici che tutti hanno acquistato e che tutti vogliono acquistare. Ma perché tutti vogliono questa auto RC? Adesso cercherò di spiegarvi perché questa auto ha avuto così tanto successo. È un'auto in scala 1.14, quindi di dimensioni compatte ma con caratteristiche incredibili, un rapporto qualità-prezzo pazzesco che la rende appunto un'auto super desiderata. Quest'auto RC è disponibile sia in bianco rosso che in blu e verde ed è disponibile all'acquisto con una batteria, due batterie o tre batterie. Vi lascio il link e il coupon sconto qua sotto in descrizione per averla a circa 70 euro con una batteria e ragazzi è tanta, tanta roba. Però adesso direi di non perdere altro tempo e andiamo a guardare da vicino questa WL Toys 144001. Ed ecco qua in tutto il suo splendore la WL Toys 144001. L'auto è pronta all'uso. Cosa vuol dire pronta all'uso? Che praticamente non dovete acquistare niente. Vi arriva l'auto già pronta, tutta assemblata, già tutta collegata per quanto riguarda l'elettronica. È tutto pronto. Vi arriva il radiocomando che è questo, con i due trim di regolazione dello sterzo e dell'acceleratore, pulsante d'accensione ovviamente e lo sterzo. Sotto abbiamo lo sportellino dove dobbiamo andare a inserire quattro batterie AA che non sono incluse in confezione. L'unica cosa che dovete acquistare separatamente, cioè delle batterie stilo da inserire nel radiocomando. Dopodiché è tutto pronto. E poi nella confezione ovviamente trovate la batteria, che adesso è una batteria da 2600 mAh 2S, mentre prima era una batteria più piccola, mi sembra da 1800 mAh, adesso è stata aggiornata, quindi quando andate ad acquistare vi trovate questa batteria più grande rispetto a prima, che vi garantisce ragazzi un tempo di utilizzo che si aggira intorno ai 20 minuti, ed è incredibile quanto divertimento si riesca a tirare fuori appunto in 20 minuti. Se acquistate poi la versione con due batterie avete veramente un divertimento incredibile. Poi se vi interessa acquistare separatamente dopo le batterie, tutto è possibile, perché quello che rende incredibile quest'auto, ovviamente oltre al rapporto qualità prezzo che è quello che ovviamente è il suo punto forte, ma è anche che essendo stata venduta con numeri così incredibili a livello di pezzi, su Banggood troviamo veramente un catalogo incredibile sia di ricambi ma di accessori optional, cioè è possibile acquistare veramente di tutto per rendere quest'auto ancora più competitiva e più divertente di quando l'abbiamo acquistata, anche se praticamente lo è già. E in più, per chi come me è malato di stampa 3D, su Fingiverse è possibile stampare veramente di tutto. Io ho stampato il supporto per la Insta 360 Go 2, ma c'è un sacco di ricambi, cioè è possibile stampare i braccetti piuttosto che i mozzi, cioè veramente è possibile stampare di tutto, perché troviamo i file 3D di un sacco di parti dell'auto più altre parti optional, quindi parti create per rendere magari l'auto più resistente o per modificare qualcosa. Cioè è incredibile, tra ricambi originali, optional, pezzi da stampare, quello che si può fare con quest'auto è pazzesco. Quindi abbiamo detto la batteria maggiorata che ci dà circa 20 minuti di autonomia,
carica batterie, quindi basta collegarlo ad un alimentatore con presa USB, collegare la batteria a questo bilanciatore e ricarichiamo la batteria senza problemi. Poi ovviamente se abbiamo già un caricabatterie più professionale che utilizziamo anche per altro, è meglio utilizzare quello che abbiamo, ma questo fa benissimo il suo lavoro. E poi abbiamo una piccola chiave per stringere i dadi delle ruote, i dadi degli ammortizzatori, cioè praticamente abbiamo la possibilità di utilizzare questa chiave per stringere qualsiasi dado dell'automobile. E poi abbiamo un manuale molto semplice, anche perché c'è poco da capire, per iniziare ad utilizzare l'auto e vedere anche i codici dei vari ricambi per sostituire i pezzi che magari andiamo a rompere. Quindi, come avete capito, quando l'auto vi arriva, inserite le 4 batterie nel radiocomando e siete pronti già a divertirvi. Allora, la carrozzeria è fissata con 2 piccolissime clip in stile auto super professionale, ma molto molto piccole, che ci danno la possibilità di fissare la carrozzeria in maniera veloce e andarla a rimuovere in maniera veloce. Ma adesso andiamo a guardare da vicino quello che è la meccanica di quest'auto, che è il suo punto forte, quello che la rende un'auto veramente competitiva nell'utilizzo, e soprattutto incredibile che una meccanica del genere ci venga data ad un prezzo così basso. Il motore è un motore Brushad 540 e vi assicuro che ha una potenza esagerata per questa piccola auto. La WL Toys dichiara una velocità di 60 km orari e devo dire che se non li fa ci va molto molto vicino. Poi abbiamo un'altra cosa veramente interessante, che sono gli ammortizzatori in alluminio, già pieni d'olio, ma possiamo andare noi a metterci l'olio e cambiare quindi la durezza dell'ammortizzatore. Possiamo regolare le molle ovviamente ruotando questa ghiera. Poi sull'anteriore possiamo regolare l'angolo del camber e della convergenza, sul posteriore possiamo anche qua andare a regolare l'angolo del camber. Poi abbiamo 2 differenziali molto molto piccoli, ma guardate che scorrevolezza, è pazzesco, guardate la scorrevolezza e la silenziosità del differenziale, è incredibile. Guardate che roba. Stessa cosa sul posteriore, perché l'auto ha 2 differenziali, non 3, quindi in mezzo abbiamo un asse rigido, non abbiamo il differenziale. Poi passiamo a quello che è l'elettronica, abbiamo un ESC 2-in-1. Cosa vuol dire 2-in-1? Che è sia ESC che ricevente, raffreddato ad aria, vedete, con queste alette in alluminio, quindi cliccando questo tastino rosso piccolino che abbiamo qua andiamo ad accendere l'auto, dopodiché accendiamo il radiocomando ed è subito pronta a partire, quindi non dovete fare assolutamente niente. L'unica modifica che c'è da fare è che bisogna cambiare questo velcro per fissare la batteria, perché quello che vi trovate di serie è per una batteria più piccola, perché all'inizio veniva data una batteria più piccola. Hanno cambiato la batteria ma non hanno cambiato il velcro. Questo cosa vuol dire? Che il velcro non arriva a chiudersi, quindi basta sostituirlo o allungare quello che si trova nella confezione. Io avevo una cinghia di velcro che utilizzavo per le batterie sui droni FPV e ho utilizzato quella. Poi andiamo avanti a vedere l'auto. Quello che vi dicevo, ragazzi, guardate anche il rinvio dello sterzo in alluminio, vedete che va dal salvaservo all'altra parte dello sterzo con il rinvio in alluminio, cioè è un'auto, ragazzi, fantastica, perché è costruita in maniera incredibile per costare solo 70 euro. I bicchierini del differenziale in metallo sia da una parte che dall'altra, cioè ragazzi è un'auto che è incredibile. Io gli ho fatto di tutto, avete visto il video, l'ho utilizzata tantissimo, gli ho fatto veramente veramente fare di tutto, ha fatto dei voli incredibili ed è ancora qua, ed è soprattutto ancora qua intera, funzionante, non ha il minimo danno. L'unica cosa che ho danneggiato un po' è l'alettone, vedete che mi si è un pelino rotto il Lexan, però per i voli che ha fatto è veramente niente. E quindi, ragazzi, il mio consiglio è, se siete interessati, vi piacciono le auto RC, acquistate quest'auto, o da regalare a un ragazzino o per voi adulti, cioè è per tutte le età. E poi un altro dei punti forti di quest'auto, essendo in scala 1.14, è sicuramente la trasportabilità, perché ragazzi guardate, gli mettete la carrozzeria, prendete lo zaino, uno zaino di dimensioni normalissime, mettete dentro l'auto nello zaino, mettete il radiocomando nello zaino, in un attimo avete la macchina nello zaino, ve la portate, è leggerissima perché praticamente è un peso davvero che non ci si accorge nemmeno di avere sulle spalle, e ve la portate ovunque, in gita, in un parco, quando andate a fare qualche scampagnata,
ragazzi, ve la portate ed è divertimento assicurato per tutte le età, con davvero pochissimo impegno nel trasporto. E allora ragazzi, il mio consiglio è: acquistatela e divertitevi, perché qua il divertimento è infinito ed è per tutte le età. Tantissimo divertimento, poca spesa e tanta resa. Quindi ragazzi, se questo mio video riguardante la Wheelie Toys 144001 vi è piaciuto, vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di quello che porto qua sul canale, anche di lei qualche spoilerino era arrivato. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto anche i coupon sconto, e anche di lei arrivano i coupon sconto e di tanti altri prodotti molto interessanti. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.